Salve a tutti e ben ritrovati amici pensaremac.it. Oggi parleremo dell'argomento più chiacchierato dell'ultimo periodo, ovvero il futuro evento Apple che si terrà il prossimo 9 settembre, andando ad analizzare tutto ciò che Apple potrebbe presentare in questa occasione. Partiamo dall'immagine, dal logo rilasciata da Apple negli inviti inviati alla stampa. Come è possibile vedere, leggiamo "Wish we could say more", che potremmo tradurre come "vorremmo poter dire di più". Ora, soffermarsi su questa frase emblematica sarebbe poco conveniente, in quanto si potrebbero fare mille teorie che però resterebbero tali. L'unica cosa che mi viene da pensare e che voglio condividere con voi è il fatto che Apple potrebbe effettivamente sorprendere tutti e presentare, oltre al già più volte citato iPhone 6, anche il tanto discusso iWatch, il dispositivo indossabile made in Cupertino. Come sappiamo, durante l'evento ormai classico di settembre, gli argomenti principali sono due: iOS e un nuovo iPhone. L'altro anno abbiamo avuto una parte della conferenza dedicata ad iOS 7, dove si ribadirono le caratteristiche già presentate a giugno e l'annuncio della data di rilascio. Ciò, con molta probabilità, accadrà anche quest'anno con iOS 8, che potrebbe essere rilasciato la sera stessa dell'evento. Per quanto riguarda i nuovi iPhone, quest'anno c'è veramente tanta carne al fuoco. Infatti le voci di due modelli, rispettivamente da 4,7 e 5,5 pollici, sono ormai sempre più insistenti. E se è vero che del modello da 5,5 pollici abbiamo visto poco, lo stesso non si può dire del suo fratello minore che, salvo sorprese improvvise, è già stato svelato al mondo con un largo anticipo. Voci corridoio vogliono il modello da 4,7 pollici presentato ora a settembre, mentre il modello da 5,5 pollici presentato più in là e lanciato il prossimo anno. Credo che ciò sia abbastanza improbabile e se Apple deciderà di non presentare al mondo questo particolare modello, state pur certi che dovremmo aspettare come minimo un anno per poterlo vedere nei negozi, insieme magari alla variante S dell'iPhone 6. Sulle caratteristiche che dovrebbe avere questo iPhone si è già detto tanto, e con l'occasione vi invito ad andare su pensaremac.it per poter leggere tutte le news a riguardo. Ripeterle quindi in questa sede mi sembrerebbe una ridondanza eccessiva e quindi non voglio soffermarmici sopra. Chi si aspetta a questo evento novità per iPad, iPod e Mac credo personalmente che resterà deluso. Per quanto riguarda gli iPod, credo che ormai tale linea di prodotto sia destinata a scomparire dagli listini Apple e quindi non prevedo degli aggiornamenti. Mentre per quanto riguarda OS X, i Mac e la linea iPad, l'appuntamento con tutta probabilità sarà a ottobre, in un nuovo evento Apple dedicato. Voglio concludere questo video facendo delle ipotesi sulle possibili date di lancio. È probabile, se non quasi certo, che il nuovo iPhone sarà lanciato prima nei mercati primari, quindi USA, Inghilterra, Germania, Francia, eccetera. Mentre in Italia è probabile che lo vedremo con un certo ritardo, che potrebbe essere due settimane come di un mese. Per quanto riguarda i prezzi, difficile formulare un'ipotesi. Sempre secondo me sarà eliminato il modello da 16 GB e il modello da 32 GB invece prenderà il suo posto, con conseguente diminuzione di prezzo. Così facendo avverrebbe lo scenario che vuole il primo iPhone con capienza 128 GB. In conclusione, questo evento Apple sarà qualcosa di amazing, perché vedremo qualcosa di veramente nuovo. I dubbi rimangono sulle Watch, che personalmente reputo quasi impossibile da vedere il prossimo 9 settembre, e sull'iPhone 6L o iPhone 6 Air, in poche parole l'iPhone con lo schermo da 5,5 pollici, dove invece le probabilità a mio avviso sono più alte. Manca una settimana e finalmente tutti i rumors che hanno riempito il web in questi mesi troveranno pace. Sono sicuro che Apple sarà capace di sorprenderci come sempre e, come detto, sarà un evento veramente spettacolare. E vi ricordo, qualora non l'aveste già fatto, di iscrivervi al canale e mettere un mi piace al video, semmai anche facendoci sapere tramite i commenti la vostra opinione. Io come sempre sono il solito Falcone Luigi e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao ciao!